Anime e manga. Da dove è cominciato tutto? Ritorniamo nel 2012. Io non conoscevo ancora questo fantastico mondo, se non qualche episodio a caso di alcuni. Ma grazie ad un amico inizio il primo episodio di questo Death Note. E wow, cosa avevo appena visto? 20 minuti di emozioni, colpi di scena e un hype assurdo. Passano 3-4 giorni e è finita la serie. Da quel giorno ho visto tutti gli anime che mi passavano davanti e recuperato tutti gli episodi di quelli vecchi non conclusi. Non tutti belli, certo, ma molti mi hanno toccato il cuore e insegnato davvero tanto. Per questo, appena cresciuti, ho condiviso questa mia passione con i miei fratelli e ora lo facciamo con tutti voi. Sono passati 10 anni da allora e non mi sono ancora stufato di questo mondo. Per questo, quando ho saputo la notizia, ero stra in hype. Letto il nuovo manga, di nuovo wow. Storia epica e degno seguito, anche se breve. Dopo questo vi dico solo una cosa: non trascurate mai le vostre